E Bene, gentile pubblico, grazie di essere a Piacenza, grazie al terzo congresso di medicina e di fisica quantistica anno 2015. Siamo mh, veramente orgogliosi di vedere tutta questa gente e nel contempo ci dispiace anche aver dovuto dire di no a qualcuno. Ieri sera mi ha telefonato una signora da Catania e mi ha detto: Ho perso l'aereo. Signora, non si preoccupi, <ride> facciamo la diretta streaming, quindi potrà comodamente da casa poterlo vedere. Quindi, un grazie veramente grosso a tutti i nostri tecnici, poi li ringrazieremo ufficialmente che hanno permesso questa bellissima diretta. Io mi chiamo Alberto Negri, sono il presidente di questo gruppo, piccolo gruppo di ricerca di esobiologia, che grazie all'apporto, il convincimento, l'azione di una persona fantastica che tra poco vi presenterò, ci ha convinto ad aprire i nostri orizzonti e non parlare solo di certi argomenti, ma di guardare oltre e di guardare anche come sta cambiando il mondo, come stanno arrivando determinate informazioni. Oggi, il terzo congresso di medicina e di fisica quantistica, eh, annovera tra i suoi ospiti veramente nomi illustri, per cui noi siamo molto orgogliosi. E certamente, questo devo darne il merito, e non rubo tempo, perché così andiamo molto veloci, visto che vi abbiamo, abbiamo fatto perdere qualche minuto. Alla dottoressa Ornella Righi, nostra referente scientifica pediatra per quanto riguarda il nostro gruppo di ricerca. Ornella, buona giornata, grazie. A te il microfono. Buongiorno a tutti, naturalmente eh, il Presidente è stato molto buono nei miei confronti, semplicemente ho avuto modo di incontrare o di conoscere qualcuno dei relatori, qualcuno direttamente, qualcuno indirettamente e veramente me ne sono innamorata perché sono fantastici, dicono cose eh, di alto tenore scientifico ma... Eh, emozionandoci ve lo vedrete nel corso della giornata quindi ho insistito perché fossero presenti questi relatori e ringrazio loro di aver accettato il nostro invito perché credo che possano apportare a tutti noi veramente eh, possono dare un contributo incredibile sia dal punto di vista delle conoscenze scientifiche che loro ci racconteranno ma ripeto anche dal punto di vista emozionale l'esperienza sarà veramente forte ve lo assicuro io voglio introdurre brevemente ehm, questo convegno eh, dicendo semplicemente due parole partendo dal titolo che abbiamo scelto che è il dialogo fra le cellule in realtà se noi pensiamo che il nostro organismo è costituito da un numero di cellule nell'ordine di 100.000 miliardi per un uomo medio eh, ci chiediamo come queste cellule possano in ogni momento comunicare perfettamente fra di loro, sincronizzarsi, sincronizzarsi fra di loro e eh, permetterci appunto la nostra vita fisica e psichica in una maniera effettivamente perfetta. Da sempre la dinamica eh, biologica è stata sostenuta dal paradigma biochimico, cioè si è spiegato tutto, venivano spiegate tutte le reazioni che avvengono nel nostro organismo attraverso un meccanismo chiave serratura, tale per cui una molecola messaggero che chiamiamo A1 si incontra con una molecola recettore che chiamiamo A2 e da questo incastro perfetto ne deriva una reazione chimica o metabolica che permette appunto la nostra vita, la nostra esistenza. Ma, se questo è vero, e lo è assolutamente, che cosa governa questo incontro? Come la molecola 1 e A2 fra le migliaia di molecole presenti nella nostra cellula si incontrano proprio loro e proprio lì dove c'è bisogno che si incontrino? È stato dimostrato quindi che eh, l'incontro di queste molecole avviene grazie a codici informativi che sono insiti nel campo elettromagnetico della materia vivente. Allora, campo elettromagnetico, ve lo spiego, ma non spaventatevi: possiamo semplicemente definirlo come costituito da vibrazioni. Queste oscillazioni hanno, sono caratterizzate da una frequenza e un'ampiezza molto specifica. Dove, per frequenza, si intende il numero di oscillazioni al secondo, per ampiezza, la distanza che separa queste oscillazioni. E sembra proprio che questa eh, firma vibrazione quindi caratterizzata da frequenza e ampiezza ben precise, costituisca un codice informativo, cioè si incontreranno solo quelle molecole che vibrano in maniera sincrona e con la stessa modulazione di frequenza e fase. Quindi, al di là, e ancora prima, del paradigma biochimico esiste un linguaggio di tipo biofisico che governa tutte le funzioni del nostro organismo. Ma come vengono creati questi campi elettromagnetici? Diciamo appunto che nel corso di ogni reazione, che appunto avviene nelle nostre cellule, vengono liberati degli elettroni eccitati. A questi elettroni eccitati è associata una quantità fissa di energia, detto quanto o fotone, che, ha, che corrisponde a una biofrequenza molto precisa. Vi dicevo, ad una biofrequenza corrisponde un certo codice che permette il riconoscimento solo di alcune molecole sintonizzate su quella frequenza. Allora è dal rilascio appunto di questi quanti di energia o fotoni che creano campi elettromagnetici che eh, avviene l'organizzazione perfetta delle funzioni del nostro organismo. Quindi possiamo vedere il nostro corpo come fonte di una corrente continua di fotoni che vengono utilizzati per inviare dei segnali non locali istantanei in ogni parte del nostro corpo. Quindi abbiamo parlato di oscillazioni e di vibrazioni, ma le vibrazioni stesse possono essere tradotte in energia sonora. Quindi in suono. Ed ecco allora che vediamo come ogni parte del nostro corpo, ogni molecola, ogni cellula, è caratterizzata da una firma vibrazionale, come dirà il professor Ventura, molto specifica e molto caratteristica che ne permette, che permette il riconoscimento con le altre sorelle e ne permette una completa organizzazione funzionale. Quindi per questo abbiamo voluto associare eh, nel convegno di oggi il concetto di fisica e medicina quantistica al concetto di musica, di suono. Infatti è stato appurato che il suono può in qualche modo incidere su quella che è la dinamica, la eh, struttura e la funzione delle cellule. E proprio in base a questa recente scoperta eh, ci sono degli studi che possono, sono tesi ad individuare il potere del suono e delle vibrazioni. Che possono in qualche modo influenzare la funzione cellulare. Addirittura, ci dirà sempre il professor Ventura: eh, può influenzare il destino delle cellule staminali indirizzandole verso una specificità piuttosto che un'altra. O addirittura si può riprogrammare la funzione di una cellula ammalata, consentendole di riprogrammarsi come una cellula sana. Quindi, ripeto, Uh, fisica quantistica, medicina e musica saranno il centro di questo congresso. Io spero davvero che tutti voi raccogliate dei messaggi molto importanti che oggi vi verranno dati e vi lascio liberi per il prossimo relatore che io vado a presentare, ma siccome ha molti titoli mi devo aiutare. Allora, il primo relatore è il professor Giuseppe Genovesi specializzato in endocrinologia e malattie metaboliche presso l'Università di Roma La Sapienza. È ricercatore presso la quinta clinica medica del Policlinico Umberto I. È specializzato in psichiatria, immunologia e allergologia. Ha fondato nel 2001 la società italiana di psico-neuroendocrino-immunologia e nel 2010 ha fondato insieme al professor Gioacchino Pagliaro l'Associazione Internazionale per la Ricerca sull'Entanglement in Medicina e Psicologia. A voi Giuseppe Genovesi. Grazie dottoressa. Allora, grazie all'intervento della dottoressa Righi la relazione potrà essere più breve a questo punto, perché molti dei concetti sono stati già acquisiti. E abbiamo il telecomando? Oh, perfetto. Allora, la, il titolo, come vedete, è piuttosto ambizioso perché mh, correlare i sentimenti ai meccanismi biofisici è qualcosa di molto, molto complesso e che richiede necessariamente un, un preambolo che è quello di tentare di spiegare in modo didattico, in modo comprensibile, concetti che sono piuttosto complessi perché sono concetti di fisica quantistica. Quindi la, eh, cercherò di partire da nozioni molto semplici che riguardano eh, per qualche minuto la storia della fisica quantistica che inizia ai primi del Novecento ed inizia fondamentalmente perché i paradigmi di, del, relativi al concetto di realtà sono, erano diventati già all'epoca piuttosto stretti. Fondamentalmente tuttora chi non ha eh, conoscenze sufficienti di fisica, in particolare di fisica quantistica, è molto condizionato dalla, nella definizione della realtà dai propri, dalla percezione, quindi dalla sensorialità. Per cui la maggior parte di noi continua comunque a pensare che ciò che non si vede non esista, perché non si vede e quindi non esiste. Eh, fondamentalmente i sensi hanno sempre dominato la percezione della nostra realtà, però la sensorialità è soprattutto quella umana, è piuttosto limitata. Eh, entrando nello specifico nel concetto di limiti, pensate che la visione, la nostra vista, è in grado di eh, percepire. Eh, tra l'infrarosso e l'ultravioletto più o meno tra 400 e 800 nanometri di lunghezza d'onda, con un infinito prima e dopo eh, di lunghezze d'onda che non sono percepibili dalla vista ma che sono eh, decisamente esistenti. Quindi la stragrande maggioranza di ciò che esiste non è visibile. Lo stesso vale per gli altri sensi, è inutile che entri nel dettaglio delle altre sensorialità che sono, se vogliamo, hanno ancora più limiti. Perfino il tatto è una elaborazione del cervello perché fondamentalmente non è possibile fisicamente, molecolarmente toccare nulla perché gli elettroni che... Eh, la nuvola elettronica che circonda gli atomi e che, come sapete, è carica eh, negativamente, si scontra con la nuvola elettronica del, delle, degli oggetti che tocchiamo. Per cui c'è una repulsione che il cervello interpreta come qualcosa che si sta toccando, in realtà non è possibile toccare. Perché le due nuvole elettroniche si respingono. L'elaborazione che il nostro cervello dà della realtà percepita è un'elaborazione molto limitata. I primi del Novecento si mette in discussione quindi questa realtà, sento un ritorno di, di, di voce, non so se è possibile modificarlo. C'è quest'altro microfono che forse è acceso. Sì. Come, come si. È sviluppato questo discorso. Fondamentalmente, prego. Usiamo questo. Usiamo questo, però arriverà pronto? No, infatti non si sente con questo. Ah, adesso La fede è una delle necessità di ogni scienziate eh. <ride> sì. va bene Sì. che tipo di ombra producesse una candela accesa eh, rispetto ad un foglio di carta con una fenditura che fosse frapposto tra la candela e la parete bianca. E questo, eh, questo non è Yang, questo è Jung, scusate il bisticcio, ma Jung è stato uno dei medici che ha correlato maggiormente concetti di, di mente e corpo e quindi mi scritto tutto attaccato in questo caso eh, grazie anche alla sua alla constatazione della sincronicità eh, e anche grazie alla sua relazione professionale prima ma scientifica poi con Wolfgang Pauli ma questo magari lo accenderemo dopo. Quindi che cosa succede se accendiamo una candela e Proiettiamo l'immagine di questo foglio con una fenditura sulla parete bianca. Troviamo che viene fuori proprio l'ombra del foglio con un punto di luce che passa attraverso eh, la fessura, la fenditura, e questo ce lo aspettavamo. Insomma, no? Ma se ne facciamo due di fenditure, che cosa viene fuori? Dovrebbe venir fuori intuitivamente una bella ombra con due punti luce, due fenditure di luce parallele tra di loro, invece no. Vengono fuori una serie di bande di luce e ombra alternate, che sono bande di interferenza fotonica, come si dice, che però all'epoca, nel 1801, non potevano essere interpretate come tali perché non si conosceva la natura ondulatoria o particellare, se volete, o entrambe, della luce. Per cui questo esperimento... È stato rivisto, è stato corretto, è stato rivisto successivamente e introduce il concetto di entanglement quantistico. Eh, è stato rivisto successivamente utilizzando però non la candela, bensì il fotone, anche il singolo fotone volendo, la parete con una fenditura e anche con due fenditure e, e anche... Questo continua a dare qualche problema, non so dove mi posso spostare. E poi una, una lastra fotografica che eh, era in grado di eh, focalizzare, di eh, puntualizzare il, i fotoni in arrivo. In realtà, come vedete da questa foto, quando il fotone passa attraverso una fenditura, viene localizzato in un punto della lastra fotografica ben preciso. Ma quando le fenditure sono due, si crea quella banda di interferenza fotonica che aveva visto il Thomas Young e si produce un'immagine di questo tipo. Quindi come fa a prodursi un'immagine di questo tipo? Qui lo vedete e lo avete intuito. Il fotone eh, per sua natura non è un'onda ma è, non è una particella ma è un'onda. L'ondulatorietà che si produce tra le due fenditure produrrà un'interferenza tra le due onde che giustifica l'immagine che si crea. Anche con un solo fotone accade questo. Tanto che si pensava ma come fa un fotone a passare contemporaneamente da tutte e due le parti se è uno? Invece lo può fare perché è un'onda. Essendo un'onda, l'onda si divide in due onde e nell'espansione le due onde interferiscono tra di loro e producono questa immagine. Questo ha fatto fare alcune riflessioni, e cioè, ma eh, se i concetti di eh, località, eh, che sono relativi al fatto che nulla può accadere, i concetti newtoniani, diciamo così. Sono relativi al fatto che nulla può accadere a distanza, nulla può accadere senza che ci sia una latenza di tempo in grado di produrre l'accadimento, e questo universo è quello che noi percepiamo e si chiama universo locale: nel senso che noi prendiamo contatto con gli oggetti, li spostiamo, ci spostiamo noi stessi, perché tutto ciò accada ci vuole anche un tempo, mentre in questo caso. C'è una contraddizione perché l'onda passa contemporaneamente da tutte e due le fenditure. Non solo passa contemporaneamente senza una latenza di tempo, quindi, ma c'è anche una certa distanza tra le due fenditure. Quindi è qualcosa che avviene a distanza e senza la tempo, la latenza di tempo. Quindi è un evento sincronico, è un evento non locale. In questo ambito si comincia a supporre quindi che le particelle possano se sono strettamente correlate tra di loro possano comunicare a distanza senza una latenza di tempo e questo è un concetto basilare dell'entanglement quantistico perché eh, i diversi fotoni che si vanno a stampare sulla lastra fotografica devono essere parenti stretti, devono essere strettamente correlati al fotone originario. Allora l'idea era: ma forse le particelle correlate tra di loro possono comunicare a distanza e senza latenza di tempo. Questo concetto di correlazione come si crea? All'epoca si riteneva che affinché si potesse creare fosse necessario un tempo minimo indispensabile che le particelle dovevano condividere stando vicine, tra di loro fisicamente vicine, affinché si sviluppasse questa stretta correlazione, cioè questo entanglement che in inglese vuol dire incastro, intreccio, eh, si rende meglio il suo significato quantistico parlando di stretta correlazione. E Einstein questo concetto all'epoca originariamente lo contestava perché questo significherebbe superare il concetto di velocità della luce. Quando parliamo di evento sincronico parliamo di un evento che non richiede tempo affinché accada, quindi viene a prescindere dalla distanza che siano eh, pochi centimetri come nell'esperimento che stiamo vedendo, che siano chilometri o che siano distanze in termini di anni luce, non fa differenza, l'evento è sempre sincronico e questo implica una eh, particolare eh, suscettibilità da parte di chi invece era eh, come Einstein alla fine newtoniano per sua natura, poi successivamente è tornato nell'ovile della vera scienza, ma fondamentalmente Einstein criticava questa possibilità, tanto che espose un principio insieme a Podolsky e Rosen, eh, che è noto per chi lo volesse studiare come paradosso EPR, che sono le iniziali di Einstein, Podolsky e Rosen, che è un esperimento mentale, non è un vero esperimento. E cioè si dice questo. Se due particelle sono strettamente correlate tra di loro e quindi sono entangled e noi le separiamo di mille anni luce, accade che eh, se produciamo una modificazione in una delle due, l'altra la percepirà e si modificherà soltanto dopo mille anni. Perché affinché i fotoni viaggino e raggiungano questa seconda particella per una distanza di mille anni luce ci vogliono mille anni. Quindi il concetto di entanglement e di non località e di assenza di latenza di tempo, Einstein lo contestava fondamentalmente. No? In realtà le cose stanno in maniera molto diversa perché questo signore che si chiama Lena Spectre, che io avrò, di cui avrò parlato ormai... Non so quante volte da quando conosco Gioacchino Pagliaro e Carlo Ventura, eh, a lei in aspect secondo me ha avuto un ruolo molto importante nella divulgazione scientifica del concetto di entanglement perché ha ideato un esperimento ormai ripetuto veramente migliaia di volte dalla prima volta, questa è un'immagine del 1982 quando per la prima volta Lena Specta ha fatto eh, un esperimento per dimostrare l'entanglement. L'esperimento è molto semplice eh, e ve lo illustro. Lo strumento principale utilizzato è un ultraluminometro, diciamo una struttura tubolare per spiegarla in termini comprensibili che consente di eh, seguire lo spostamento dei fotoni. Al centro di questo ultraluminometro che nel primo esperimento era lungo 14 metri, quindi una lunghezza discreta, interessante, poi l'esperimento è stato ripetuto anche a CERN, è stato ripetuto su ultraluminometri lunghi centinaia di chilometri. E, al centro di questo ultraluminometro c'era un gruppo di atomi di calcio entangled, correlati tra di loro per definizione perché era un gruppo di atomi di calcio decisamente. Quindi correlati tra di loro. Questi atomi di calcio sono stati sollecitati con dei laser che producendo un salto di orbitale elettronico producevano l'espulsione eh, di fotoni dal nucleo atomico. Questi fotoni seguivano le due direzioni, ora non posso illuminare ma vedete fotone 1, fotone 2, i fotoni seguono le due direzioni dell'ultraluminometro. Da un lato soltanto dell'ultraluminometro era stato posto, come vedete, un cristallo birifrangente in grado di produrre una deviazione di questi fotoni, mentre dall'altro lato no. Cosa è successo? Dal lato del cristallo birifrangente i fotoni hanno deviato, ovviamente perché era prevista la deviazione. Dall'altro lato hanno deviato lo stesso e hanno deviato nello stesso istante, senza alcuna latenza di tempo, neanche una latenza di tempo luce. Quindi un evento assolutamente sincronico, un evento decisamente non locale, in quanto indipendente da spazio e tempo. Una dimostrazione, insomma... Del, eh, Dell'entanglement quantistico, per quanto Einstein alla fine della sua vita si fosse reso conto di quale fosse la realtà delle cose. Questo eh, esperimento è, lo potete vedere in immagini molto, molto suggestive ormai in rete. Eh, David Bohm è stato uno scienziato, secondo me, eh, di grande importanza per l'umanità, per quanto. Le sue eh, proiezioni spirituali, Krishnamurti era il suo maestro, lo hanno messo in una luce nel contesto accademico piuttosto eh, complessa. Voi sapete che il mondo accademico è riluttante a correlare eh, scienza e spiritualità, mentre non sono neanche due correlazioni, perché sono la stessa cosa probabilmente. Quindi però all'epoca e tutt'oggi scienza e spiritualità erano viste come cose piuttosto eh, distanti tra di loro. Eh, secondo Bohm eh, l'universo potrebbe essere un ologramma, ve lo dico in termini semplici, per spiegare questa non località. Perché un ologramma? Perché se voi, al di là di come venga prodotto un ologramma su un oggetto, quindi la lastra olografica, è se investita da un fascio laser proietta l'immagine dell'oggetto dell eh, di cui abbiamo creato l'ologramma. Bene, se noi la rompiamo in due, la lastra olografica, non vengono due mezzi oggetti, se è un ologramma di una mela, non vengono due mezze mele, vengono due mele. Se la rompiamo in quattro ne vengono quattro, se la rompiamo in un milione di pezzi vengono un milione di melette. Quindi vuol dire che l'ologramma, la lastra olografica, possiede in sé l'informazione del tutto. E questo, secondo Bohm, potrebbe essere una, una delle possibilità di strutturazione dell'universo, tanto che definisce l'universo locale eh, come universo esplicato, l'universo locale, quello che vediamo, quello che, che percepiamo, quello che è accessibile ai nostri sensi, mentre definisce eh, l'universo non locale eh, come universo implicato. L'ordine esplicato e l'ordine implicato sarebbero quindi una sorta di eh, l'uno il negativo dell'altro. In un'immagine, quindi la coscienza sarebbe nel contesto dell'ordine implicato e il cervello, come organo, nell'ordine esplicato e in questa immagine di questo ipercubo in movimento che dimostra che non sono due cose diverse tra di loro, ma sono la stessa cosa, soltanto che l'ordine esplicato è tale per i nostri limiti di percezione ovviamente. No, noi abbiamo la, la necessità, anzi direi, di percepire il fotone come particella, perché come onda lo vediamo in modo molto diverso. Non lo riusciamo a, a concretizzare nella nostra mente. Bene, in questa correlazione tra ordine esplicato e ordine implicato si svolge poi tutto il percorso scientifico successivo eh, anche perché eh, le ipotesi che riguardavano il concetto di entanglement erano nel frattempo evolute e eh, era stata ipotizzata quella che tutt'ora è una delle ipotesi principali e cioè il fatto che tutto in realtà sia in entanglement con tutto il resto, perché all'inizio tutto l'universo, questo universo, era in un punto di densità infinita in cui si è creato un entanglement e quindi prima del Big Bang c'è stata l'occasione per creare l'entanglement e quindi l'entanglement esiste tra tutti i sistemi sia organici che inorganici, anche se il concetto di vita è un concetto molto particolare. Nel, nella nostra capacità scientifica eh, dovremmo puntualizzare ancora più nel dettaglio che cosa significhi vita. Non credo che ci sia qualcosa che non è vita nell'universo, però noi continuiamo a eh, discernere tra organico e inorganico, tra vitale e non vitale. Non, non ritengo personalmente che esista qualcosa di non vitale nell'universo. Eh, detto questo, eh, nasce eh, eh, conseguentemente, in, soprattutto in Inghilterra, un movimento che si occupa di neurodinamica quantistica. Eh, la neurodinamica quantistica è tutt'oggi uno dei campi di studio, di ricerca eh, applicata eh, nel campo della medicina quantistica e Carl Pribram è stato eh, uno dei primi ad occuparsene e, eh, insieme proprio a, a David Bohm. E, a proposito, per concludere questo preambolo sull'entanglement, volevo eh, puntualizzare il concetto del principio di esclusione di Pauli. Per questo, l'immagine iniziale di Carl Gustav Jung, che è un'altra persona rispetto a Thomas Young. Per questo la loro collaborazione scientifica è stata così prolifica e importante. Pauli era un personaggio particolare, era una persona con una serie di problemi. Spesso gli scienziati, ad un certo livello, hanno diversi problemi. E quindi aveva consultato Jung proprio per motivazioni professionali, come psicoanalista. E peraltro, senza particolare successo, nemmeno Jung è riuscito a mettere le mani sui problemi di Pauli. Però. Hanno scoperto l'uno dell'altro che entrambe si occupavano di sincronicità, uno in termini psichiatrici, psicoanalitici, l'altro in termini invece eh, fisici. Il principio di esclusione di Pauli eh, prevede che un legame stretto da due elettroni con spin opposti possa fondamentalmente essere in grado, se gli spin sono ovviamente tra loro correlati, di essere comunicato a distanza. Quindi è il concetto di entanglement esplicato in termini molto specifici. Se le due particelle vengono separate da eh, mille anni luce, la seconda particella, scusate ma vedo che non è ben... Non si vede bene in questa immagine. Non so perché forse il programma non lo legge bene. La seconda particella reagisce istantaneamente. La sincronizzazione degli spin è istantanea, non c'è quella necessità di attesa di mille anni affinché il fotone che viaggiando alla velocità della luce possa informare del, il, eh, la seconda particella del cambiamento dello spin, diverso dello spin. No? Quindi, la, eh, il concetto quindi di entanglement quantistico è, è chiaro se non altro in termini di che cosa significa. Significa che la comunicazione tra le particelle correlate avviene a prescindere da spazio e tempo e questa è una caratteristica anche biologica. Per quanto noi, come diceva la dottoressa all'inizio, eh, medici, eh, siamo abituati perché ci viene insegnato un, un altro tipo di modalità. Eh, fondamentalmente, ai medici viene insegnata una biochimica, nel contesto della quale la struttura molecolare interagisce con un recettore e questo recettore poi produrrà attraverso i, i messaggeri, secondi messaggeri successivi, una serie di eventi molecolari. Che noi diamo per scontati come se questa cosa accadesse così perché deve accadere, per cui, eh, non so, il cervello, l'ipotalamo, produce un neurotrasmettitore che va a finire all'ipofisi, che produrrà un ormone, che va a finire nel, in periferia, come se tutto fosse semplicemente legato e scontatamente prodotto da questa interazione tra eh, molecola e recettore. In realtà. La questione più complessa, la dottoressa ne ha parlato, le modalità sono correlate ad una radiazione elettromagnetica che si diffonde nel citoplasma. Il citoplasma, come voi sapete, è costituito da acqua. La stragrande maggioranza eh, delle molecole eh, che ci compongono è rappresentata da una molecola che è l'acqua, che è assolutamente sottovalutata. Dai medici, per fortuna non dai fisici, ma dai medici sì, è acqua, che vuoi che sia, l'acqua è uguale, questa o quella, più o meno. La differenza che magari viene fatta in termini di residuo fisso: questa è un'acqua diuretica, questa è un'acqua che contiene più calcio. Beviti quella di Fuggi che invece ti scioglie i calcoli. Siamo a questo livello. No? Il concetto di acqua è ridotto a questa misera, devo dire, eh, possibilità di trasportare molecole e basta. In realtà le cose sono eh, molto diverse perché eh, l'acqua è una struttura molecolare molto semplice che a seconda eh, dell'organizzazione eh, molecolare, a seconda dell'organizzazione strutturale, quindi dell'organizzazione architettonica, può arrivare a creare strutture architettoniche ordinate, coerenti, come si dice in gergo, cioè le molecole si possono organizzare in strutture che si chiamano domini di coerenza. I domini di coerenza sono una necessità assoluta affinché un sistema vivente sia tale. Non può essere vivente un sistema che sia costituito da cellule che siano composte da un'acqua non coerente non, non sarebbe possibile per motivazioni proprio biofisiche specifiche che adesso cercherò di spiegarvi questo signore eh, è Sir Roger Penrose che è stato ed è ancora uno dei massimi divulgatori di neurodinamica quantistica eh, ed è stato anche eh, uno dei docenti di Stephen Hawking, per chi non lo sapesse. E, insieme ad Amerov, che organizza dei bellissimi convegni di neurodinamica quantistica in tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti, ha eh, sviluppato eh, il concetto e l'idea che le funzioni cellulari siano eh, guidate da un entanglement orchestrato, da un entanglement che è in grado di... Direzionare anche la strutturazione anatomica, microanatomica, come Carlo Ventura vi farà vedere più tardi. E in questo concetto l'acqua aveva ha un ruolo determinante perché il concetto di coerenza dell'acqua è, è un elemento determinante nel giustificare come la radiazione elettromagnetica di cui si parlava all'inizio si diffonde nel citoplasma. Intanto, perdonatemi perché questi sono concetti molto complessi da tradurre in termini comprensibili e il tempo è relativamente limitato. Comunque, quando parliamo di radiazione elettromagnetica, eh, chiediamoci da dove viene questa radiazione elettromagnetica che ordina poi la eh, strutturazione dei meccanismi molecolari, la gestione dei meccanismi molecolari intracellulari e la comunicazione con le cellule vicine e anche non vicine. Da dove viene? Dal DNA. Viene dal DNA. Il DNA è una struttura doppia elica, quindi è un solenoide, non è un binario. E, essendo un solenoide produce una radiazione elettromagnetica di bassa frequenza. Questa radiazione elettromagnetica costituisce la principale funzione del DNA. Noi tutti sapevamo e ai medici viene insegnato che il DNA è il contenitore dei, dei geni. Okay, sì, è vero, il DNA contiene geni. Ma non tutto il DNA contiene geni. Un tempo si diceva, beh, il DNA che non contiene geni a che serve? È DNA spazzatura, è rimasto lì, la natura sbaglia, sai, la natura sbaglia e quindi è un DNA spazzatura. In realtà il, eh, la quantità di DNA che è occupato da geni, il professor Ventura mi correggerà, è meno dell'1%, giusto? Meno dell'1% del, di DNA contiene geni. E il 99% e oltre a che serve? Serve effettivamente a produrre una radiazione elettromagnetica che si diffonde nel citoplasma e modula le attività metaboliche citoplasmatiche con una modalità che adesso cercherò di spiegarvi in termini semplici. Il concetto di coerenza di cui parliamo ha a che fare con la coerenza di Florrich e eh, al concetto di struttura dissipativa di Ilia Prigogin. Non so se conoscete Ilia Prigogin, poi se avremo tempo ne parleremo un po' più eh, dettagliatamente. Mi gira la testa, c'era anche una foto molto carina, ma non si vede. Pazienza eh, ora. Non si vedono in effetti le immagini, non so per quale motivo. Ora, la correlazione che c'è tra questa diffusione nell'acqua coerente di questa radiazione elettromagnetica e la strutturazione dei microtubuli che a noi ci hanno insegnato essere strutture che eh, trasportano proteine. In realtà i microtubuli sono tubuli, i microfilamenti non sono tubuli, ma i microtubuli sono tubuli, quindi sono anche bucati dentro e le proteine spesso sono troppo grosse, hanno dei diametri troppo grossi per essere trasportate nel tubo. In realtà pensate questo tubo è un tunnel attraverso il quale poi passano fotoni e se voi osservate filmati, microfilm... Di, della strutturazione dei microtubuli scoprirete che i microtubuli si producono, si assemblano, poi si disassemblano e si riassemblano e vanno avanti e dietro in direzioni diverse a seconda delle necessità eh, biochimiche cellulari. Questo implica che ci sia un'azione un piuttosto dinamica della radiazione elettromagnetica. Questa radiazione elettromagnetica, questa è una struttura più o meno del citoscheletro e dei microtubuli. Eh, questa radiazione elettromagnetica, nel momento in cui entra in fase con la, eh, i campi di coerenza, i domini di coerenza dell'acqua, il concetto di fase è un altro concetto molto importante. Per esempio è molto probabile che tutti i cervelli delle persone che sono presenti, visto l'argomento comune e l'interesse comune, siano in fase. Ma il concetto di fase, per spiegarvi che cosa è, adesso mi viene in mente una cosa molto semplice e cercherò di spiegarvela. L'importante è che ci sia una comunicazione, cioè se noi qui mettiamo tra due tavoli una, una tavola di legno, quindi una cosa che possa trasferire... La vibrazione e su questo tavolo, su questa tavola, posizioniamo dei metronomi, metronomi, che vanno tutti, ognuno per conto loro. Nel giro di pochissimi minuti entrano in fase, andranno tutti nello stesso modo. Cioè, si crea una condizione coerente. Pensate quindi, pensate che questo concetto di fase per quanto non sia noto in termini dettagliatamente scientifici alle popolazioni che eh, hanno come radice culturale lo sciamanesimo, però è un concetto applicato quotidianamente, è, è essenziale per loro che la tribù sia in fase per poter ottenere dei risultati, quindi è un concetto che c'era eh, proprio originariamente che poi è stato dissipato, è stato distrutto da una scienza riduzionista che è quella che sta affogando ma ancora arranca grazie a una serie di situazioni di cui non è il caso di parlare in questa sede. E a questo punto succede quindi che questa radiazione elettromagnetica che entra nel, nel citoplasma costituito da domini di coerenza si filamenti e questi filamenti hanno un diametro uguale a quello dei microtubuli che già è una cosa particolare e su questa traccia elettromagnetica si aggregano i dimeri di tubulina e si creano quindi i microtubuli su questa traccia elettromagnetica dopodiché la traccia elettromagnetica si ritira quindi si disassemblano i microtubuli e poi si riassemblano in un'altra direzione e così via consentendo quindi una, eh, una, la possibilità di produrre un'interazione tra diverse specie molecolari, eh, che non è quindi il semplice incontro che sarebbe quindi casuale tra una molecola e il suo recettore, ma è assolutamente indirizzato. E eh, la maggior parte di queste reazioni avvengono lungo i microtubuli. Che sono mh, fondamentalmente eh, una delle strutture cellulari più importanti per mh, gestire i meccanismi molecolari che sono alla base della vita cellulare. E il, il concetto che, su cui poneva l'attenzione Davidoff è il concetto di onde solitoniche: i solitoni sono eh, onde solitarie che si autorinforzano e sono causate da effetti non lineari. Questa che avrebbe dovuto essere un'immagine del solitone vedo che non c'è ma probabilmente manca proprio il programma per far vedere queste immagini perché vedo che le immagini non si, non si vedono proprio eh, dipende da qualche motivo particolare non lo so non lo sappiamo benissimo e quindi eh, niente purtroppo vedo che le immagini che contano non si vedono proprio e sì eh, ecco qui la chiavetta, eh, a questo punto, per darvi, visto che non si vedono le immagini, eh, vi illustro un concetto che è essenziale, eh, noi siamo fatti di acqua siamo fatti di acqua per l'80% del totale, circa. Eh, se togliessimo le ossa sarebbe anche molto di più. Quindi, eh, quello che è il, il la riflessione che ci, fa, che ci faceva fare il compianto Emilio del giudice era la seguente. Ma allora, voi avete fatto, avrete fatto i castelli di sabbia da piccoli su, sulla spiaggia, no? E quindi siete esperti di, come, di quali siano le percentuali di acqua e sabbia che ci vogliono affinché il castello si regga. Deve essere un po' più di sabbia. È un po' meno di acqua, più o meno 60% di sabbia, 60-65% e 40%-35-40% e di acqua. Perché? Se è troppa acqua, che succede? Viene fuori una bella fanghiglia. E allora lui diceva: ma perché noi, che siamo fatti per l'80% di acqua, non ci sciogliamo in un fango? perché l'acqua che ci compone è coerente, è composta da domini di coerenza, è costituita in domini di coerenza e in determinati stati di coscienza i domini di coerenza si assemblano tra di loro a formare domini di supercoerenza. Questi sono concetti assolutamente scientifici, ormai definiti, determinati. Io credo che i limiti che i medici possono avere siano semplicemente costituiti da loro stessi, e cioè dalla indisponibilità ad informarsi, dalla indisponibilità ad aprire la mente verso concetti che sono assolutamente scientifici. Perché purtroppo il, la modalità con la quale i medici interagiscono con la medicina è una modalità... Ancora molto molto newtoniana, molto locale, eh, affatto quantistica, quindi opponendo dei limiti molto significativi rispetto, niente da fare. Eh, rispetto al qui eh, non, non si vede più niente, ma comunque non ha importanza, <ride> non c'è problema. E, quindi, questo concetto di eh, coerenza dell'acqua è un concetto essenziale. Le pareti cellulari non sono come pareti di un palloncino. Quindi, l'acqua non può eh, non uscire perché c'è una parete che glielo impedisce. L'acqua non esce o l'acqua si distribuisce in modo adeguato semplicemente perché è costituita da domini di coerenza. Eh, voi sapete che gli animali sono mortali. Ma in realtà se venisse mantenuta la coerenza dell'acqua, 5 minuti, eh, avremmo, eh, anche, saremmo in grado di, di essere immortali. Le meduse, se il mare è pulito, sono immortali. Le meduse, che sono composte dal 99% di acqua, possono vivere a tempo indeterminato, a tempo indeterminato, a meno che non vadano a finire sotto un motoscafo. O che ci sia un inquinamento particolare, ma se la coerenza è mantenuta, vista la, la quantità di acqua che le compone, sono immortali. Quindi il concetto. Eh, è inutile che cerco le, le immagini perché vedo che non ci sono, non vengono, queste cose invece le abbiamo già dette. Quindi eh, il concetto di, di, di comunicazione tra le cellule è un concetto correlato a questi meccanismi. Che ciò sia scientifico lo dimostra, vi cito una sola cosa, lo dimostra il lavoro di Fritz Albert Popp che è iniziato eh, negli anni Ottanta. In cui lui con un esperimento molto semplice ha dimostrato che le cellule comunicano attraverso una radiazione elettromagnetica. Molto semplicemente due gruppi cellulari di, della stessa specie. Ad esempio, se facessimo ad uno di voi un prelievo di sangue e eh, prendessimo i linfociti e li dividessimo in due capsule di petri, in due strutture separate e collegassimo ad ognuno di questi due gruppi cellulari un, uno spettrometro di massa per vedere quali molecole sono espresse dalle cellule e constateremmo che sono espresse molecole dello stesso tipo, perché sono cellule sorelle. Se poi eh, dividessimo i due gruppi con una lastra di metallo che, rende, che non consente il passaggio della radiazione elettromagnetica e dessimo invece come è stato fatto da POP, uno stimolo di tipo biofisico, di tipo biochimico, tale da produrre una variazione dell'espressione molecolare sulla membrana cellulare, evidente sullo schermo dello spettrometro di massa, troveremo che c'è una differenza tra le due cellule, tra i due gruppi a questo punto. Quello stimolato avrà un certo tipo di molecole, quello non stimolato avrà un altro tipo di molecole. Ma se togliamo la divisione, se togliamo la lastra metallica, anche le cellule non stimolate in breve esprimeranno le stesse proteine, le stesse molecole. Perché lo faranno? Perché saranno informate dalle altre cellule attraverso una radiazione elettromagnetica e non attraverso un meccanismo biochimico, perché non c'è passaggio tra, le due cellule, cioè tra, le due, tra i due gruppi cellulari. Questo implica. Quindi è la dimostrazione del fatto che non stiamo dicendo fandonie. Io mh, mi sento dire dai colleghi, senza che, da alcuni però, senza che ci sia stato prima da parte loro un minimo di studio, non è possibile perché le cose funzionano così e io rispondo è possibile perché le cose non funzionano così e basta studiarlo quindi per questo dico il limite non è la difficoltà scientifica il limite è solo, siamo sempre solo noi stessi quindi eh, vado ormai alla conclusione perché non c'è più molto tempo qualche 5 allora vi racconto quest'altra cosa molto carina la, la, lo studio fatto da, eh, da Poponin, che è un biologo molecolare russo, eh, queste sono le immagini originali. Lo studio è stato fatto in maniera molto semplice: e cioè in una struttura dove è stato creato il vuoto e con la presenza di fotoni distribuiti in modo caotico viene posta una molecola di DNA che è a doppia elica. E che succede? Succede che i fotoni si distribuiscono a doppia elica attorno al DNA, cosa molto interessante che dimostra la correlazione tra queste strutture. Dopodiché togliamo il DNA. E che succede? Che i fotoni rimangono a doppia elica cioè i fotoni acquisiscono la memoria strutturale perché l'informazione crea la forma e questa forma a sua volta è informazione. Eh, eh, pensate che quando io vado ad aggiornarmi in medicina dagli sciamani, perché sono quelli che mi danno maggiore possibilità di aggiornamento, ormai questa cosa la faccio da una quindicina d'anni e i congressi me li scelgo, come questo o simili, eh, loro mi, mi alla domanda ma come per la prima volta come è avvenuta la scelta della pianta medicinale come fai a stabilire quale pianta medicinale rispetto ad un'altra e mh, più di una volta mi hanno raccontato dipende dalla somiglianza della forma della pianta rispetto all'organo da trattare e mi hanno fatto vedere vedi questo questa, questa bacca, che cosa ti fa pensare questa bacca? Io ho pensato, beh, sembrano delle emorroidi infiammate. Infatti serve a questo, no? E così via. Pensate, quale genialità. Quando l'informazione crea una forma, questa forma a sua volta è in grado di produrre informazione sulle strutture cellulari che sono alterate allo scopo di consentire loro di riprodurre la loro forma e funzione originaria. Quindi immaginate che meraviglia il meccanismo che in realtà regola l'universo. Questo eh, per concludere, perché non abbiamo tra l'altro. Le, le immagini del, uh, eh, dei domini di coerenza. Questo potrebbe essere. Questa è rimasta. Non so per cui è rimasta questa immagine. <ride> questa immagine può essere l'immagine di un dominio di supercoerenza, in cui ogni sfera è un dominio di coerenza che si assembla insieme ad altre sfere per formare domini di supercoerenza. In natura esistono. Acque non solo coerenti sono quasi la regola le acque coerenti nei ruscelli che abbiamo, se non sono inquinati. Ci sono alcune acque che sono ipercoerenti, ad esempio, l'acqua di Lourdes, a prescindere da considerazioni di tipo spirituale e religioso è un'acqua ipercoerente, ha queste caratteristiche che poi questo voglia, abbia a che fare con le guarigioni. È verosimile visto l'effetto che questa informazione produce a livello cellulare. Quindi, per concludere, io ritengo, eh, intanto ringrazio che eh, queste mh, occasioni possano eh, coinvolgere così tante persone, perché immaginavo che ci fosse partecipazione, ma così tanta no, e quindi sono molto felice. Non ho idea di quanti medici ci siano presenti, ma... Prego? Ecco, ecco. E quindi sono molto, molto contento perché è di più di quanto si è abituato a vedere. Vi assicuro che convegni di questo genere vedo magari uno, due, tre, tre su 203. Invece è di più. Si vede che queste occasioni stanno cominciando a dare i loro frutti. Io vi ringrazio molto. Eh, mi spiace di non aver potuto far vedere alcune delle immagini. Però eh, spero che sia riuscito a darvi delle informazioni comprensibili. Grazie, Grazie Giuseppe. Genovesi. Allora vi avevo promesso interessanti ehm, argomenti scientifici e mi pare che Giuseppe Genovese abbia atteso assolutamente alle promesse fatte, ma anche tante emozioni, perché credo Beh, poi il bello che deve il bello deve venire, questo è solo l'inizio. Comunque grazie infinitamente. Grazie Complimenti. Grazie professor Ruggerini. Buongiorno, complimenti e grazie. Grazie a voi. Complimenti e grazie benissimo.